materiale già scritto in questo modo, che io farò e vanno poi ad affrontare. È naturale, lo vuole proprio il primo principio della fisica, che io vado a insufflare materiale all'interno di un gas, questo gas si muove, ok? E può una quota parte, ma insieme all'ossigeno, vi spiego, insieme all'ossigeno può uscire da qui, perché non abbiamo la certezza matematica, cioè non è che siamo Dio, che esiste un Dio, a Dio qua non esce niente. Può darsi che una quota parte di quel materiale vada fuori ma con l'ossigeno. E vi assicuro che quel materiale non è dannoso. Non è dannoso. Abbiamo fatto di gatti anche. Risultati questo, qua non devo fare un pennizio, ho fatto già un anno e mezzo fa, i risultati sono pubblicati sul Maricano Pubblico, abbiamo dato, io personalmente sono in drive, dato i risultati. A chi era? Chi era la. Qualcuno ha dato là per cortesia, adesso non ricordo. Vabbè, io mi ricordo che stava il treno, sì, ma se noi ci mettiamo sulla strada a respirare un'ora, ti assicuro che là ce n'è molto di più. Ma però tu adesso non hai ciclato una concentrazione elevatissima. Scusa, sono stati aggiornati, tra pochi giorni abbiamo risultati, sono stati aggiornati perché quelli sono di un anno fa, più di un anno fa. Chimicamente le cose cambiano, tendenzialmente la natura fortunatamente è andata a battere, non va a peggiorare la situazione. I risultati ce li abbiamo tra pochi giorni, era il punto zero all'inizio del trattamento. Quello di cui abbiamo sempre quello parlato. Di cui abbiamo parlato con chi c'era l'altra volta. Non lavorare con un apparecchio così per vedere Noi facciamo un monitoraggio costante, temporale. Allora, siccome chi dovrebbe controllare voi dovrebbe essere l'acqua, però l'acqua in questo momento, tutto semplice, in questo momento, posso chiedervi una cosa? Posso non farvi due minuti? Io parlo un po', io sono quello che ha fatto ispezione sul sito. Palumbo, volevamo chiederti una cosa. Però non è bene. Due minuti voglio far vedere una cosa e poi andiamo via. Sì. Prego, chi ha parlato? Sono state dirette chiamate. Da Roma mi hanno chiamato. Ho parlato con la Eurovix. Vi faccio notare una cosa così noi le faremo pure a mano. Voi avete fatto, vi chiedo scusa, avete fatto un verbale di... Ci stavo No, io ho fatto una domanda, non ti rispondo. Allora, e per quanto riguarda, chiariamo questa cosa. Chiariamo parlando. Allora, io sono vice del fuoco, ho fatto una passeggiata, la prima volta avete visto che sono entrato con la maschera e quindi è un segnale. Il secondo segnale, siamo tutti quanti qua, il primo a non avere la maschera, quindi questo è un segnale importante. Io non voglio faccio andare fuori. Perché lei tranquillizziamo tutte la popolazione che vive qua, giusto per. Ma perché a lei dà fastidio che uno deve andare fuori. Qui dentro tutto ciò che avete fatto. E bene agli altri. Allora, cortesemente chi era? Erano in grado le persone che erano solo giudicate. Sì, ma c'è troppa gente. Per una questione di sicurezza dovete uscire dal cantiere. Ci sarebbe pericolo la prima cosa. E che è perché le ha ricevuto l'avvocato?